qualche tempo fa, quando parlammo di Santa Teresa, ci furono buontemponi che parlarono della scomparsa della spiaggia. Potete vedere che la spiaggia si è raddoppiata praticamente già negli ultimi 18 mesi. Proseguiremo ovviamente con il lavoro di rifacimento del litorale salernitano. Sapete che uno dei progetti che abbiamo è quello di realizzare spiagge del litorale salernitano fino al confine, al comune di Ponte Cagnano. Questo è il primo pezzo di riqualificazione che facciamo sulla spiaggia, che ha questi caratteri di grande umanizzazione, di grande qualità ambientale, e dovrà collegarsi poi direttamente con la passeggiata a mare di Piazza della Libertà. Credo che sia un lavoro di riqualificazione molto gradevole, molto sobrio. Avremo una spiaggia urbana che sarà pienamente libera per la fruizione soprattutto dei cittadini del centro storico. Mi pare che costruiamo un altro pezzo di città europea assolutamente gradevole. Sapete che abbiamo eliminato già prima della balneazione questo scolo a mare che deturpava la spiaggia di Santa Teresa, che era un problema. Abbiamo ripulito già allora e credo che oggi abbiamo la percezione di una spiaggia che può diventare davvero uno degli elementi di caratterizzazione più forte della parte storica della nostra città. Noi non abbiamo misurato l'ampliamento della spiaggia, quelli della mia generazione ricordano che era un fazzoletto di sabbia. Guardo adesso quello che è la spiaggia di Santa Teresa, abbiamo una cinquantina di metri di sabbia, veramente qui avremo uno dei punti di attrazione della nostra città e anche uno dei punti di sviluppo di attività economiche legate alla balneazione e all'economia del mare. Contiamo di riprendere quanto prima i lavori di prosecuzione del lungomare di Salerno. La Libertà prevede che il lungomare che terminava sul muro cieco del Giolli, per i salernitani che ricordano com'era quest'area, il lungomare terminava su un muro. Abbiamo avuto questa capacità, abbiamo demolito ovviamente il Giolli e il lungomare terminerà con due passeggiate, quella che arriva sulla passeggiata dietro la scogliera con le attività commerciali a mare, bar, ristoranti, e con un'altra passeggiata che termina direttamente dentro Piazza della Libertà. A completamento di quest'opera di riqualificazione avremo qui uno dei poli di attrazione dell'Italia, tra Piazza della Libertà, stazione marittima e l'edificio che circonda Piazza della Libertà. È uno dei polmoni economici della nostra città. Vedrete quando l'opera sarà terminata, avrete modo di apprezzare la bellezza architettonica, il valore della sistemazione urbanistica e avrete modo di vedere le migliaia di turisti che sbarcano dalle navi da crociera entrare in questa piazza e avere l'effetto, diciamo, di meraviglia che voleva creare Bofill con questa progettazione. Un saluto agli anziani che stanno qui a giocare, avranno un altro ambiente gradevole nel quale poter trascorrere giornate, prevediamo di realizzare servizi, bagni pubblici, un minimo di attività di ristoro, cioè di avere una spiaggia assolutamente civile nella nostra